Stagioni di passione è il libro di Ugo De Sandis che si può acquistare in tutte le librerie italiane, che è stato realizzato in collaborazione con la collana scientifica di Piacenza e di Saggio Giovanili, coordinata dal dottor Gennaro San Martino. Siamo in compagnia di Ugo De Sandis di Mercato San Severino, con il quale parliamo di questo volume. Cosa tratta di questo libro? Allora, questo libro nasce da un'esperienza personale che poi mi ha portato a una lunga detenzione. Diciamo che dall'esperienza personale, poi passato al carcere, mi sono identificato un poco nella struttura, in quello che era il sistema penitenziario italiano. Ho studiato molto il codice penitenziario. Mi sono relazionato con direttori, con comandanti, con tutti gli operatori del settore. Operatori del settore, ma anche con le istituzioni a livello ministeriale, anche con parlamentari, deputati, senatori. E cosa emerge da questo confronto? Allora, da questo confronto emerge una prima cosa che è emersa è che praticamente ci sono molti deputati, molti senatori che non conoscono la realtà penitenziaria. Ora, per risolvere il problema. Stagioni di passione è il libro di Ugo De Sandis, realizzato in collaborazione con la collana scientifica Dipendenze e Disagio Giovanile, coordinata dal dottor Gennaro San Martino. Un volume che raccoglie l'esperienza umana e personale dell'autore Ugo De Sandis, che è stato detenuto per diversi anni nelle carceri italiane. Quindi, diciamo, è un addetto, una persona che può parlare direttamente di questa esperienza dietro le sbarre. Signor De Sandis, vogliamo parlare un po' del libro? Allora, il libro nasce da un'esperienza personale, diciamo, esterna al carcere, che poi mi ha portato in detenzione. Una volta in detenzione, visto che mi aspettavano molti anni di carcere, la mia propensione è stata verso lo studio, principalmente verso lo studio anche del codice penitenziario. Sono stato molto attento sulle strutture, mi sono relazionato con le varie istituzioni, sia penitenziari sia ministeriali, e senatori, deputati, anche con all'epoca con richieste al Presidente della Repubblica, il Presidente Ciampi. Questo mi ha portato a comprendere varie situazioni, da quelle degli stranieri a quelle delle situazioni italiane. Diciamo che oggi, come è strutturato il carcere in Italia, è un problema, perché abbiamo un enorme sovraffollamento che comporta suicidi, atti di lesionismo, e principalmente c'è lo stress, diciamo, quella situazione di burnout della polizia penitenziaria, che effettivamente non va ad alleviare quella che è la pena poi del soggetto e neanche il reinserimento. Allora, come si potrebbe risolvere questo problema del sovraffollamento? Prima di tutto, il detenuto non dovrebbe stare in cella, proprio perché c'è il sovraffollamento. Diciamo che bisogna incentivare i corsi di formazione, bisognerebbe incentivare il lavoro esterno e ottimizzare le risorse. È un discorso molto lungo e complesso. Che secondo me bisognerebbe fare in separata sede. Merita comunque attenzione il problema delle carceri italiane, sollevato più volte in passato anche dal Presidente della Repubblica. Ma lei, ecco, personalmente, come valuta la preparazione dei nostri parlamentari, degli addetti ai lavori sul problema carcerario? Allora, c'è qualche parlamentare, c'è qualche senatore attento a quella che è la situazione. In modo particolare sono sempre attenti, perché è una loro politica, i radicali. I radicali, appunto, io parlo dei radicali che sono attenti, anche l'onorevole Pannella, che ho avuto il piacere di conoscere a Roma e di discorrere un po' con lui sulla situazione, che si è sempre preoccupato non solo delle carceri ma delle persone svantaggiate. Altri senatori parlamentari purtroppo non conoscono le carceri, non conoscono neanche il codice penitenziario, non sanno che esiste anche una misura che si chiama pena accessoria, che è quella della casa di lavoro, o
della colonia agricola penale che si trova in Sardegna, Isoli, Mambone oppure casa di lavoro a Modena. Non conoscono proprio l'esistenza di queste strutture. È grave questo. Che sono state abolite sia in Europa, in tutto il mondo. Praticamente è una misura che è rimasta solo in Italia e in Libia. Quindi è un fatto grave questo? È un fatto gravissimo. Questa pena accessoria praticamente non serve a nulla. Dovrebbe servire a far lavorare le persone condannate a più di 5 anni oppure con associazioni mafiose o reati gravi, quale se può essere di persona. Praticamente alla condanna del tribunale si associa un'ulteriore pena, la misura di sicurezza più grave, che è quella della casa di lavoro. Il detenuto scontata la sua pena, poi viene accompagnato in queste case di lavoro dove il lavoro praticamente non c'è, quindi è un'ulteriore detenzione. Addirittura viene chiamato il gas rimpiango, perché poi vengono dati dei permessi al quale si ritarda a rientrare, oppure la persona rientra il giorno dopo o non rientra per niente, questa misura rinizia da capo. Quindi non permette né il reinserimento, non è utile né al detenuto per il reinserimento, non è utile allo Stato, perché queste colonie agricole praticamente per essere gestite vengono gestite praticamente da guardie molto esperte, che possono essere utilizzate benissimamente in qualche istituto, perché abbiamo anche qualche istituto in Italia chiuso per problemi di organico. Quindi questo organico può essere utilizzato a fronte del sovraffollamento. Grazie.